Quando si arriva a mettere insieme un'iniziativa che si porta dietro mezzo milione di persone, vuol dire che si è toccato una corda profonda. Per mezzo milione di persone è un movimento di popolo. Non ci sono tante cose che muovono mezzo milione di persone. Ed è un mezzo milione che anno dopo anno cresce. Questa è un'iniziativa stupenda, iniziata 5 anni fa con Giulio Maria, che adesso Ilaria ha continuato, c'è sempre l'arco magnifico ovviamente. Pensare a questo trend ci obbliga a pensare e cercare di capire perché. Perché queste cose non succedono a caso. È un'iniziativa che cresce, che continua a espandersi, secondo me, per alcune delle ragioni che sono state dette anche stamattina, ma anche da altre. Certo c'è stata una campagna pubblicitaria particolarmente efficace, certo ci sono stati l'apertura di nuovi canali, però come è stato detto è sintomo di una sensibilità crescente per tutto ciò che è patrimonio ambientale e culturale, e questo lo sapevamo, questo è sicuramente così un fatto, ma non come interessamento superficiale, e sia Giulia Maria che Padre Fedele l'hanno detto in maniera molto efficace, perché l'ambiente, l'arte, i beni culturali dei quali si è parte, fanno parte di identità. Ecco, questa è una cosa che abbiamo detto anche in altre occasioni, ma che evidentemente tanta gente sente e sente concretamente: identità, legame al territorio, memoria, altra cosa a cui si dedica troppo poco tempo e che invece noi siamo ciò che siamo stati, oltre che il progetto che vogliamo essere, ma siamo sicuramente come identità ciò che abbiamo dentro di noi. Poi Padre Fedele l'ha detto in modo bellissimo quando ha detto: attraverso certi luoghi, certi beni, nel silenzio le persone si scoprono, si riscoprono, si ritrovano. Tutti così valori un po' fuori moda, che invece con iniziative e con partecipazioni di questo genere evidentemente non sono per niente fuori moda. Un'altra ragione del successo, a mio parere, è la concretezza. Qui non si dà semplicemente un voto, cioè qui si vede che partecipando si ottengono dei risultati. L'idea che l'assessore ci è venuto, l'idea, il programma, il progetto, l'oggettivo intervento di cui l'assessore ci ha detto, ma è valso negli anni scorsi per molti altri beni, la gente partecipa dove vede che il suo interessamento, la sua collaborazione porta a risultati. E il FAI è riuscito a mettere in moto un meccanismo di pressione positiva, di presenza forte, di presenza che non si può ignorare. Gli amministratori non possono ignorare 30.000 persone che dicono: quell'oggetto, quel bene, quello scorcio non può essere lasciato andare. Quindi abbiamo creato, il FAI ha creato, ed è una delle ragioni per cui noi siamo molto entusiasti di esserne parte, un meccanismo pulito, un meccanismo concreto, un meccanismo efficace di partecipazione, di risposta, come diceva, mi sembra, Giulia Maria, di risposta al no all'impotenza, cioè quindi mettiamoci in condizione di far succedere le cose. È un'iniziativa, come è stata detto, nazionale, nel senso che un'Italia, qui c'è dentro tutta l'Italia, c'è dentro l'Italia maggiore, c'è dentro l'Italia minore, ci sono le città, ma c'è la campagna, il mare, le montagne, i laghi, c'è l'aspetto religioso della nostra identità, della nostra memoria, c'è quello laico, c'è quello militare addirittura, ci sono dentro tutte le combinazioni, e c'è dentro, l'ha detto all'inizio Marco Magnifico, potentemente il sud, poi il centro, poi il nord. Quindi in questo, come ha detto anche Giulia Maria, tanti dettagli che insieme compongono un unicum a cui, di nuovo, forse non diamo abbastanza attenzione, e che con iniziative di questo genere invece tocchiamo con mano quanto importanti siano.
Lo dicevo, e tante volte adesso, anche recentemente, con Dario Borretti ci siamo confermati l'impegno di Intesa San Paolo a star dietro, a star vicino, a stare a fianco di questa iniziativa e a questa mobilitazione a favore dei beni ambientali e culturali del FAI, per tutte queste ragioni e poi perché è nostra responsabilità. Noi abbiamo nei confronti di questi beni una responsabilità non soltanto verso noi stessi, ma anche come custodi per conto dell'intero mondo, dell'intera umanità, si potrebbe dire. Come diceva Giulia Maria e prima anche Ilaria, è anche una questione di interesse. I beni culturali, i beni ambientali sono uno strumento efficacissimo di crescita buona, di crescita sostenibile, di crescita difendibile nel mondo della globalizzazione. E di turistica. Ovviamente, no, l'ha detto meglio lei, intendevo quello, ma chiaramente non abbastanza efficacemente. Cioè, queste sono cose che non posso, che se valorizziamo non ci porta via nessuno. La globalizzazione è una minaccia per chi ha o fa cose che possono essere replicate o portate via. Queste sono cose irreplicabili, se le sappiamo valorizzare, e che attraggono, non portano via. Quindi è proprio risposta, il turismo intelligente, il turismo, i turismi, per poi non esiste il turismo, esistono tante forme di turismo, questo è un pezzo importante, un motore importante di uno dei settori che possono dare di più al nostro paese in termini di crescita e di occupazione. Crescita, problema numero uno, occupazione, emergenza numero uno, dal turismo e da tutto ciò che è legato al mondo dei beni culturali può venire molto, ma molto, non stiamo parlando di centinaia o migliaia, stiamo parlando di centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili. Ultime ragioni del nostro impegno e dell'apprezzamento per quello che fa il FAI, ed è pure che questo è stato detto, beni ambientali, beni artistici sono parte del bene comune. Altra cosa che non è stata molto di moda negli anni passati, quando se ne parlava si veniva un po' visti con sufficienza, e che invece prepotentemente viene fuori come valore ineludibile e di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili. Ma come giustamente è stato detto, non solo beni, quindi bene comune, ma anche bellezza comune, bellezza condivisa, che di nuovo è qualcosa che così, sono corde che dentro suonano forti. E quindi se anche a molta gente viene il velo, come diceva Giulia Maria, quando si parla di queste cose, ecco, a noi sicuramente no, al FAI sicuramente no, anzi noi questo velo, il FAI questo velo lo squarcia e spinge, appoggia, forma una forma di partecipazione come questa dei luoghi di cuore che ha poche cose simili nel nostro paese, e che ha dentro uno dei valori principali che un po' abbiamo dimenticato e che dobbiamo riscoprire, cioè quello del lavorare insieme, concretamente, per produrre, e di nuovo anche qui ripeto correttamente, fiducia in un momento dove questa è la materia prima oggi meno disponibile. Quindi, per confermare, noi saremo vicino a quello che FAI farà in questo campo. Se siamo arrivati a 500.000, che è un movimento di popolo, veramente possiamo contare molto molto in alto, quindi bravo per lei. Eccitati dal successo, quest'anno facciamo addirittura una pagina pubblicitaria, cioè una cosa che non è mai successa, perché insomma, mi sta succedendo qualcosa, Rossella? Com'è? Bravi a prendere le cose. Beh, certo, insieme a fare, insieme a San Paolo, domani usciranno qualche pochina, insomma, pagina pubblicitaria per ringraziare, per dire di questa nostra gioia, di questo grande successo. Italia, commento finale. Naturalmente ringrazio Corrado Passera anche per le parole che ha rivolto alla nostra fondazione. Concludo solo brevissimamente dicendo che molto spesso noi del FAI, anche se siamo un grande mondo, perché ci sono le delegazioni, ci sono gli amici, ci sono, però abbiamo sempre un po' la sensazione qualche volta di essere soli, di essere un po' una voce nel deserto. Ecco, da oggi devo dire che questa sensazione non ce l'abbiamo più,
perché 460.000 persone hanno dimostrato di condividere un sentire, un modo di vedere, e questo ci pare di enorme conforto, anche perché è vero che fai, restaura e si occupa dei beni che vengono affidati, ma sempre di più il FAI vuole essere un punto di riferimento nazionale per chi ha a cuore il nostro patrimonio d'arte e di natura, e ci sembra che con questa risposta al nostro appello lo stiamo diventando. Grazie quindi a chi ha risposto e grazie a tutti voi che siete presenti.